Sì, grazie Presidente. Dunque, questa mozione è stata presentata 3 mesi fa circa, cioè all'indomani della felice notizia che i 3 progetti presentati dall'amministrazione capitolina, progetti di edilizia sociale e residenziale, a seguito dell'avviso pubblico della Regione Lazio con cui vengono veicolati dei soldi statali deliberati dal CIPE nel 2017. Quindi il CIPE ha deliberato 250 milioni per tutta l'Italia, nella Regione Lazio abbiamo circa 22 milioni. Ebbene, questi 3 progetti presentati dall'amministrazione capitolina sono entrati tutti e 3 nella graduatoria. I progetti in particolare, nello specifico, sono il progetto con il quale si prevede la costruzione di al nuovi alloggi destinati all'edilizia sociale a Lunghezzina, quindi parliamo del Municipio Sesto. L'altro progetto è di demolizione dell'immobile ex scolastico di via Cardinal Capranica ed il successivo recupero dell'area con la costruzione di case popolari e nuovi spazi sociali a Prima Valle, quindi 14° municipio. Ed infine il progetto che insiste nell'area dell'idroscalo di Ostia, quindi municipio decimo, in cui è prevista la riqualificazione totale dell'area con la valorizzazione ambientale e costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale. In particolare quest'ultimo è quello che si è classificato, si è aggiudicato proprio il primo posto, quindi un contributo di 10 milioni di euro a cui poi si sommano circa 5 milioni che metterà invece l'amministrazione capitolina. Allora, l'oggetto della mozione è la sostenibilità ambientale in ambito edilizia e quindi anche edilizia sociale pubblica. Che significa? Significa arrivare a costruire degli edifici che non abbiano emissioni nocive, cioè i cosiddetti NZEB, Nearly Zero Emission Building, emissioni ovviamente di gas climalteranti, i gas che poi inquinano l'ambiente e vanno ad aumentare la concentrazione di CO2 in ambiente e quindi in definitiva l'innalzamento della temperatura nel pianeta. Quindi sono temi importantissimi. Come si fa una cosa del genere in ambito edilizia? Si fa ricorrendo a 2 strategie importanti, che sono la strategia dell'efficienza energetica e dell'impiego di fonti rinnovabili, perché quello che si vuole fare è evitare di usare fossili derivati dal petrolio, dal carbone e del gas minerale, cioè arrivare a decarbonizzare. Le energie che si utilizzano e si consumano in ambito residenziale, lo sappiamo tutti, sono l'energia per la climatizzazione, quindi riscaldamento degli ambienti in inverno, il raffrescamento, questo è il termine tecnico, in estate, ma anche la produzione dell'acqua calda sanitaria, nonché poi tutti gli usi elettrici per le apparecchiature elettriche, gli ascensori e via discorrendo. Quindi efficienza energetica in questo campo significa innanzitutto ridurre al minimo quelli che sono i consumi. E come si ottiene? Si ottiene in ambito sempre civile andando ad aumentare le prestazioni delle superfici che contengono l'energia che abbiamo introdotto in ambiente, energia termica, quindi le pareti esterne, il tetto, i pavimenti, quindi soluzioni che impediscono la dispersione di calore. Ma non solo, l'altra chiave, come dicevo prima, è quella dell'uso di fonti rinnovabili di energia, cioè fonti che non usano più il fossile, ma usano in ambito domestico sicuramente il solare e il mini eolico. L'efficienza energetica poi si coniuga anche nel andare a prevedere ovviamente apparecchiature ad alte prestazioni. Ora, non è che la normativa attualmente non preveda già queste cose, perché la normativa è ben disciplinata, l'argomento è ben normato, ben disciplinato, si tratta sempre di leggi, di decreti che recepiscono le direttive comunitarie, sono argomenti così importanti che ovviamente vanno valutati a livello mondiale e quindi necessariamente anche europeo. Però quello che chiediamo noi è chiediamo che l'amministrazione per questi progetti di edilizia sociale e residenziale facciano uno sforzo, cioè conseguono il massimo grado di efficienza energetica, ovvero non ci accontenteremo ovviamente delle solite caldaie a condensazione che usano ancora il carbone, ma vogliamo quello che anche le ultime decreti di recepimento delle ultime direttive comunitarie chiedono, pompe di calore ad alte prestazioni e anche soluzioni innovative per quelle che possono essere gli involucri edilizi,
Altre città, parlo di Napoli, hanno già fatto bandi in cui promuovono l'uso anche dei privati di soluzioni innovative come i tetti verdi, le pareti verdi. Ecco, noi chiediamo che l'amministrazione si sforzi in questo per stupirci da questo punto di vista. Ho già detto dell'impiego di fonti rinnovabili. L'altro tema importante invece l'altro tema importante che tratta la mozione, ed è questo veramente, credetemi, è una grossa, importantissima novità, è quello della comunità energetiche. Allora, all'inizio dell'anno, a febbraio in particolare, il Parlamento, con una sua legge, ha convertito in legge il decreto mille proroghe, con il quale veniva sdoganata la possibilità di creare le comunità energetiche. Le comunità energetiche sono cose importantissime, ovvero sono comunità di cittadini, condomini, piccole aziende, ma anche enti e amministrazioni locali che possono riunirsi per produrre e consumare la propria energia. Questa è una cosa importantissima perché, capite, si perdono. C'è sicuramente un beneficio economico per chi aderisce alla comunità energetica, ma c'è anche un beneficio ambientale perché l'energia che poi produrranno tutti i membri di questa comunità sarà necessariamente energia politica. È energia, scusate, pulita. Il concetto, forse alcuni di voi l'avranno sentito, è il concetto del prosumer, che è una parola, che è una crasi tra le parole producer e consumer. Quindi noi stessi produciamo l'energia e la produciamo pulita e noi stessa ce la consumiamo. Quella che produco io può essere consumata da un altro membro. In questo modo tutta l'energia viene messa a disposizione dei partecipanti a questa comunità energetica. Quindi, per chiarire e per chiudere, vado a leggere il dispositivo che questa mozione si impegna l'Assemblea Capitolina e l'Assemblea Capitolina impegna Sindaco e Giunta affinché nelle realizzazioni di edilizia residenziale sociale di cui l'avviso pubblico citato in premessa si consegua il massimo grado di efficientamento energetico, di abbattimento delle emissioni di CO2, di autosufficienza energetica e decarbonizzazione tramite consistente, se non esclusivo, ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili. E ancora, nella scelta degli involucri edilizi e degli edifici si valuti la possibilità di implementare tecnologie innovative e nella definizione delle architetture impiantistiche si prevedano le necessarie predisposizioni per la successiva creazione di una comunità energetica locale, finalizzata a conseguire benefici ambientali, economici e sociali anche alle aree limitrofe. Grazie.